ragazzi, e bentornati sul canale. Allora, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Non posso fare a meno di guardarmi queste labbra spettacolari. Spero piacciono anche a voi, perché so che sulle labbra metallizzate, così diciamo shock, ci sono dei pareri discordanti. Io spero che vi piacciono. Comunque questa è un'alternativa, come vi dirò all'interno del video, perché con un trucco che ho realizzato sugli occhi, che è molto neutro, con i colori della terra, sia caldi che freddi, ci va bene qualsiasi cosa. Praticamente io volevo un po' usare e ho utilizzato questo colore, che poi ho ripreso leggermente dall'angolo interno dell'occhio, giusto per avere una virgola che mi riporta al trucco delle labbra. E appunto ho ripreso l'angolo interno dell'occhio. Mi piace tantissimo, mi fa impazzire veramente, ragazzi. Quando mi guardo allo specchio, in questo momento mi sto guardando allo specchio, non posso fare a meno di guardarmi le labbra. Non lo so, secondo me se parlo tipo con qualcuno, vedrò, vi farò sapere quando parlerò stasera con gli amici, se la gente invece di guardarmi in faccia, negli occhi, mi guarderà le labbra. Io non ne potrei fare a meno, cioè se tipo vedo qualcuno con un rossetto così, non posso fare a meno di guardarle le labbra, insomma. E niente, ragazze, userò questo trucco un po' eccentrico per andare a mangiare la pizza, quindi vedremo la gente con quali sguardi mi osserverà, perché dirà: questa è pazza che si è messa sulle labbra. Anche se poi in totalità, in generale, il trucco comunque è un trucco normale, neutro, cioè se gli togliamo le labbra, anzi è molto molto naturale sui toni della terra. E niente, ragazze, io spero che vi piaccia. Ho usato questi diciamo rossetti fusi, non so come chiamarli, poi ve li mostro all'interno del video, che sono di un marchio che si chiama House of Beauty ed è stupendo, e ne ho presi 3 di questi rossetti, poi ve lo dico all'interno del video e magari ve li farò vedere proprio nello specifico qualche volta, perché sono la fine del mondo, veramente meritano. Poi, come dico anche sempre all'interno del video, ora stanno andando tanto questi colori metallici, infatti appunto ci sono tanti pareri discordanti, a chi piacciono, a chi dice no, assolutamente no, non li metterò mai. Io li ho presi tipo più di un anno fa e non li ho ancora utilizzati. Ho un oro che è la fine del mondo, un oro fuso, ragazzi, a Natale lo metterò, ve lo giuro, vi farò un tutorial perché è stupendo. Che poi tra l'altro ho visto che si possono utilizzare anche non solo come rossetti, ma comunque anche tipo come ombretti eccetera, e sono magnetici, cioè io non so se in telecamera rende quanto dal vivo, ma dal vivo con le luci sono uno spettacolo, soprattutto con le luci, se non c'è tanta luce no, ma con le luci sì, ragazzi, stupendi, vabbè. E niente, ragazzi, vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia. Vado a prendere una matita nera, ma non è importante il colore, basta che sia abbastanza scura da permetterci di tracciare diciamo la base della nostra sfumatura. Non ci fate caso, ma c'è papà che gioca fuori con il mio cagnolino e quindi ogni tanto abbaia, non posso stoppare ogni 2 secondi. Comunque vado a prendere quindi una matita, non ci interessa il colore, marrone, nera, va bene tutto, e vado quindi sopra la mia piega dell'occhio leggermente, come se diciamo volessi allargare la grandezza della mia palpebra mobile reale, quindi, e poi piano piano mi ricongiungo a quella reale andando verso l'interno, faccio dei trattini, non è importante essere precise, anzi ci servirà questa è una base che ci servirà per improntare e per strutturare man mano il trucco, ma comunque adesso vi faccio vedere, andremo subito a sfumarla. Andiamo a prendere un pennellino a punta che sia con le setole abbastanza fitte, perché altrimenti non riuscite bene a sfumare questa matita, che comunque non è troppo troppo morbida. Andiamo a prendere un pennello un po' più, sempre a punta, però con le setole più morbide, e quindi andiamo a prendere il colore opaco che ci servirà per definire il trucco. Vado a prendere Camelot di Nabla. Ragazzi, se ci fate caso, lo sto usando spesso, perché veramente secondo me il marrone opaco in generale, poi vabbè, quelli di Nabla lo sapete, gli ombretti mi piacciono tanto, comunque è importante avere un marrone opaco nella palette degli ombretti in generale, per qualsiasi tipo di trucco che vogliamo fare, veramente torna sempre utile, perché sia che vogliamo solo andare a definire magari la rima ciliare inferiore, sia che vogliamo andare a scurire e a definire la via esterna, sia che vogliamo appunto andare a fare una sfumatura col marrone, comunque essendo un colore della terra è veramente utile, secondo me uno dei colori principali che bisogna avere in una palette, anche se abbiamo appena cominciato a truccarci, insomma. Piano piano definiamo la V e poi scuriamo e sfumiamo sempre
e sfumiamo man mano. Ricordatevi sempre, anche se questo trucco in particolare ha una sfumatura diversa da quelle che faccio di solito, perché le altre volte magari nei trucchi che faccio solitamente la sfumatura è una base, è un diciamo, sono delle colonne che tengono il trucco, che è incentrato magari sull'ombretto che metto in palpebra mobile, che magari è il fulcro del trucco. In questo caso invece ho deciso che il fulcro del trucco sia la sfumatura, infatti sarà molto più intensa delle altre volte. Prendo il pennello che ho utilizzato all'inizio e vado a sfumare, visto che è più ampio, mi dà una sfumatura ancora più morbida e meno definita. Ok, adesso passiamo al colore che utilizzerò sulla palpebra mobile. Ho deciso di far, diciamo, il trucco l'ho fatto man mano che mi guardavo allo specchio, non l'ho pensato prima, ho pensato solo a questa sfumatura più strutturata e più intensa. Poi ho deciso di tenermi sui toni della terra. Però ho preso, a differenza di questo marrone che è freddo, ho preso un marrone invece, un marroncino, un color proprio, prende il nome proprio dal colore che imita, che è il colore caramello. E infatti questo colore qui di Namela si chiama Caramel e quindi si sposa bene con il marrone, perché comunque è nella gamma dei marroni, però è un colore molto caldo che mi piace molto. Secondo me alle ragazze con i capelli castani, comunque scure, sanno molto bene queste sfumature che mischiano i marroni, anche se caldi e freddi, anche solo freddi, anche solo caldi, insomma, comunque se utilizziamo questo colore caldo. Con un pennello a lingua di gatto vado a prelevare il colore e poi lo applico sulla palpebra mobile, sfumando verso appunto la sfumatura che ho iniziato a fare. Fatto ciò, riprendo il pennellino da sfumatura, quello piccolino, e vado ancora a sfumare e a rendere più omogenea, diciamo a fondere sia la palpebra mobile che la piega dell'occhio. Quindi vado a sfumare questi due colori insieme. Dopo aver piegato bene le ciglia, vado con il mascara e utilizzo il Better Than Sex Waterproof. Adesso ragazze, come colore illuminante da utilizzare sotto la arcata sopraccigliare, vado a prendere Butterfly di Neve, illuminandola però in maniera davvero naturale. Ora vado a definire leggermente anche la rima ciliare inferiore e prendo un marrone comunque freddo, che però è un po', è shimmer, si differenzia da quello che ho utilizzato nella piega dell'occhio, perché è shimmer, e utilizzo tacco 12 sempre di Neve. Vado ad utilizzare una matita color burro, in questo caso utilizzo la nude, la colorazione nude della Magic Pencil, e la applico nella rima interna dell'occhio. Adesso vado a correggere le occhiaie e come sempre correggo prima l'angolo interno, ai lati del naso, e poi il resto illuminando un po'. Vado ad incipriare per bene con un solo pennello, questo qui della Biffoli angolato, che è abbastanza cicciottello e prende una bella parte di guancia, quindi proprio per bene. Vado a prendere un po' di terra e un po' di blush, prendo nella prima parte il blush e nella seconda la terra, in questo modo la terra, e sopra prendo il blush e poi le applico insieme, in questo modo, e concludo il viso con l'illuminante. Utilizzo Etoile di Neve. E questo è illuminante, questo è un ombretto ma parla da solo praticamente. Ma tipo una, non so, sembra tipo una fata. Guardate qua, meraviglioso. E sulle labbra vado ad utilizzare un colore stupendo. Sono stata un po' a decidere quale utilizzare,
ma poi ho pensato di darvi questa proposta un po' particolare, poi ovviamente con questo tipo di trucco, ragazze, potete applicare davvero qualsiasi rossetto, perché comunque anche se è intenso, comunque sono colori neutri, quindi va bene qualsiasi colore. Comunque sì, io utilizzo questo rossetto fantastico che si chiama Grace ed è del marchio House of Beauty. Io ho preso 3 di questi rossetti, qualche volta ve li faccio vedere proprio nello specifico, sono stupendi, li vedevo sempre su Instagram e li volevo acquistare tantissimo, solo che li rimando dall'America e quindi avevo paura della dogana eccetera, ma costano abbastanza, più che altro anche le spedizioni costano tipo intorno ai 12-13 euro, però sono stati carinissimi perché sul pacchetto c'era scritto fosse tipo un regalo, non ricordo, e comunque non ho pagato la dogana. Li ho presi dal loro sito proprio, ci sono questi colori spettacolari, proprio cangianti, proprio bellissimi, intensi, e questo è un metallizzato praticamente, guardate quanto è metallico, è bellissimo, e ora praticamente si stanno portando tantissimo. Io vi devo dire la verità, l'ho preso prima di Natale scorso se non sbaglio, perché ho preso anche un dorato che è proprio oro fuso alla fine del mondo, però poi non ho usato, ma questo Natale lo userò sicuramente e vi farò anche un tutorial comunque. E niente, quindi vanno anche di moda adesso perché ci sta questo boom di questi rossetti metallici particolari, quindi va benissimo. Insomma, vado ad utilizzare un pennello a setole sintetiche, guardate qua, madonna che bello, e questa, ragazzi, mi viene da ridere, è la proposta labbra, mi rendo conto che è molto audace, io vedrò io stessa se utilizzarla per uscire anche, però ragazzi vi giuro è malleante, cioè è tipo ipnotizzante, non riesco a non guardarmi le labbra praticamente, stupende, mamma mia. Secondo me, vabbè, io adesso ho voluto prendere qualcosa di particolare perché appunto ve le volevo anche mostrare, quindi ho preso la palla al balzo, insomma, però secondo me con un altro trucco, cioè sono fantastiche, con questo trucco non stanno comunque male, però secondo me con un altro tipo di trucco, mamma mia, spaccano, sono la fine del mio, faccio tantissimo, sono stupende. Vabbè, scusate il mio entusiasmo, adesso mi cambio e vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco ragazze il risultato finale, mi sono andata a mettere la camicetta che indosserò stasera, quindi sempre su questi toni del rosa, molto romantica, secondo me si abbina bene con questo trucco, perché non lo so, queste labbra mi danno l'idea tipo di una dea, di romantico, mi piacciono tantissimo, e quindi ho messo questa camicetta color cipria. E niente ragazzi, spero che il trucco vi sia piaciuto, che vi siano piaciute queste labbra, ovviamente come vi ho detto io ho voluto usare, però potevate mettere qualsiasi altro tipo di rossetto. Io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video.